Vediamo un po' se mi ricordo come si fa. Ciao a tutti ragazzi, è passato un bel po' da quando ho fatto l'ultimo video parlato, ma il corso e il lavoro mi hanno un pochino assorbito tutte le energie e tutto il tempo a mia disposizione, quindi adesso che il corso sta andando via via esaurendosi, almeno come ore di lezione, poi avrò un mesetto e mezzo per studiare. Voi in realtà vedrete il video quando avrò già finito le lezioni, per cui sarò già un attimino più tranquilla, anche se in ansia per quanto riguarda l'esame di metà settembre. Appunto, vi dicevo, sto sfruttando un pochino il tempo per fare qualche sopralluogo, chiamiamolo, e portarvi anche qualche nuovo, finalmente, contenuto che non sia uno short. Oggi per appunto mi trovo in quel di Susans per fare una sorta di sopralluogo, possiamo chiamarlo così, all'anello dei prati Lamont, a cui aggiungerò però, rispetto alla guida che ho letto e alle indicazioni che ho trovato, anche una deviazione fino all'ospitale di San Tommaso, che si trova appunto a San Tommaso di Maiano. Quindi saranno circa 9 km, dislivello praticamente nullo, molto poco. Ci troviamo nel bel mezzo della pianura friulana, circondati dai monti, ma con appunto saliremo su qualche collinetta un pochino panoramica, dalla cui sommità potrete ammirare qualche bel panorama. Come parcheggio, il posto migliore secondo me è dove ho parcheggiato io, ovvero vicino alla chiesa, proprio di fronte al ristorante Da Paolino, se non ricordo male, ve lo scrivo qui nel caso abbia cannato il nome. In alternativa, sempre a Susans, vicino al cimitero, giusto attaccato al cimitero, da dove appunto parte il sentiero, diciamo così, anche se ancora è una bella stradina bianca, ma comunque percorribile. Direi che ci vediamo tra un po'. Nel frattempo io sto facendo andare avanti il relive, così avrete anche una traccia GPX, insomma un'idea del giro che farò, insomma, a video. Bellissimo il prato qua dietro, peccato che io sia in braghette corte e l'erba alta praticamente un metro non sia l'ideale per le zecche, quindi si accettano scommesse su quante zecche ho preso qua sotto nei commenti. Dopo mille giri, per cui vi lascerò semplicemente una traccia commut qua sotto senza le mille peripezie che ho fatto e anche il divieto che ho dovuto aggirare, io dovrei andare di là. Non l'ho scavalcato però, quindi l'ho solo aggirato, ho trovato un altro sentiero che mi permettesse di andare dove volevo. Sono arrivata alla Fonte Rossie, che è qui dietro di me. Prende il nome appunto dal colore un pochino rossastro dell'acqua, che è ricca in ferro. Se siete fortunati, arrivate in una stagione un pochino più piovosa, avrete la fortuna di trovare tritoni, rane, qualche salamandra magari. In compenso io sto trovando soltanto zanzare, grosse come una salamandra, ma sono solo zanzare, qualche libellula o damigella. Perché ci sono queste sorgenti? Questa è la prima, non sarà l'ultima in questa zona, perché ci sono formazioni di arenaria, che è un'argilla impermeabile, e sovrapposte a conglomerati, che sono una formazione geologica permeabile, quindi drenante, che appunto permettono la formazione di numerose sorgenti in quest'area. Io adesso me ne vado di corsa da qui, e anche perché mi stanno mangiando nonostante l'antizanzare.
Sono nel punto più alto del mio giro, a ben 287 metri sul livello del mare, dove c'è appunto un bellissimo punto panoramico dai Praslamont. Gli alberi che vedete sono delle querce, ma se venite in primavera avrete anche tutti i prati in fiore con molte orchidee, gigli, gladioli e campanule. Sono tornata sull'asfalto, sto andando appunto verso San Tommaso di Maiano, appunto per vedere l'ospitale. Qui di fianco a me c'è un allevamento che ha nel pascolo, tra gli altri, anche dei cervi, ma io poco prima di sbucare sull'asfalto ho beccato due caprioli. Ovviamente dovete fidarvi sulla parola perché stavano scappando e non ho fatto in tempo a riprenderli né a scattargli una foto, però ci sono, quindi potreste fare qualche bel incontro. Ho appena superato l'ospitale, oggi è sabato e purtroppo era chiuso, ma vi lascio una clip con anche il foglietto per quanto riguarda le aperture domenicali di luglio e agosto, appunto con le visite guidate, per cui se siete interessati dovete per forza venirci di domenica per visitarlo. In compenso era aperta la chiesetta, che è appunto adiacente, e un po' buia ma decisamente carina. Vi svelo un segreto: se siete un po' a corto di acqua o se comunque volete fare un refill di acqua fresca, il posto migliore in cui potete andare a trovare acqua più o meno potabile e quasi sempre presente è il cimitero. Ho girato un po' in mezzo ai rovi, ma sono tornata nelle vicinanze di Susans. Sono a Borg di Ville e qui dietro, lucchettata, c'è la sorgente, la seconda di questo giro, che appunto è la sorgente di Borg di Ville. Appunto, purtroppo è lucchettata, ma non ne capisco il motivo, nel senso che comunque sia dovrebbe essere acqua di tutti, ma non ci sono cartelli in realtà, per cui proseguiamo. Sono appena passata davanti al castello di Susans, ma la meta in realtà è la fonte o la fontana Coop, che era appunto la fonte idrica del castello. Giusto poche parole sul castello, visto che comunque è molto interessante e molto bello. Si tratta in realtà di un'elegante dimora seicentesca che ha preso il posto di edifici preesistenti sia medievali ma anche più antichi dell'epoca romana. La residenza è appartenuta alla famiglia di Colloredo fino al termine della prima guerra mondiale e attualmente non è visitabile internamente a meno che non siate invitati per cerimonie o eventi. Stavo cercando la fontana, che è segnalata in parte al cartello nell'ingresso al castello, ma poi si perdono le tracce e non l'ho trovata. In compenso però ho trovato questa vista fantastica qui. Sono un po' infrattata, ma questi sono dettagli. Direi che provo a cercare la fontana ancora un po', ma potrei anche registrare la conclusione del video. Vi dico che in realtà, allora, il giro per come l'ho fatto io non è il caso che voi lo facciate, per cui vi lascerò appunto, come vi dicevo, qua sotto in descrizione una traccia pianificata di Komoot, in modo tale che facciate un sentiero, un giro perlomeno un attimino più fattibile.
perché a un certo punto io mi sono ritrovata in mezzo ai rovi, infatti non vi inquadrerò le mie gambe. Alla domanda se ci porterei dei gruppi qui è ni, nel senso che dovrei comunque ripensarlo per bene il giro, escludendo la parte legata a San Tommaso, perché non ne vale la pena, soprattutto se il giro magari non si fa di domenica. C'è parecchio asfalto in ogni caso, per cui andrebbe un attimino ripensato, quindi sopralluogo sì, carino, però da rivedere un attimino il percorso, questo è sicuro, questo è poco ma sicuro. In ogni caso, per chi volesse farlo, può farlo tranquillamente tutto l'anno. D'estate portatevi un bel po' di acqua. Adesso sono anche senza fiato, ma va bene. E se però devo consigliarvi un periodo migliore, vi dico fine aprile inizio maggio, quando comunque potete godere delle fioriture che ci sono sui prati, perlomeno. Per cui vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qua sotto in descrizione, oltre a trovare il link a Komoot, alla traccia Komoot, trovate anche i link a tutti i miei social. Sempre qua sotto vi invito a lasciare un commento con quante zecche andrò a togliermi. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Detto questo, io vi saluto come al solito con Have a Nice Life.